Il quinto freno inibitore si chiama noradrenalina ed è un neurotrasmettitore prodotto nelle situazioni di emergenza o quando siamo molto concentrati in qualche cosa che ci appassioni. Due esempi. Il ragazzino che sta andando in gol in una partita di calcio. Gli arriva un calcio negli stinchi, ma è talmente concentrato nell'azione, perché sta realizzando il progetto di fare il gol, che non risponde, quasi non sente quel calcio. Perché? Perché la noradrenalina prodotta in quel momento di emergenza lo aiuta a completare l'azione, nei limiti naturalmente dell'intensità dello stimolo. Lo stesso bambino, se riceve un solo scappellotto di dimostrativo, potremmo dire a stimolo doloroso quasi zero, piange disperato per il significato, non per l'intensità dello stimolo. Nei due casi, l'adrenalina altissima sta andando in gol, inibisce la percezione del dolore. Nell'altro caso, tutte le antenne invece sono aperte a sentire che cosa succede o alla sgridata. Ed ecco che la risposta emozionale può essere invece esasperata. Un'altra situazione in cui la noradrenalina viene prodotta in quantità enormi e interferisce col dolore sono gli incidenti, anche importanti. Sul subito non avvertiamo il dolore, lo stimolo nocicettivo, perché l'organismo è tutto attivato per la sopravvivenza. Dopo qualche minuto cominciamo ad avvertire il dolore di gravità proporzionale al danno. Ecco che allora abbiamo visto come il nostro organismo possa mettere in atto, grazie a cinque diversi freni inibitori, delle strategie per modulare l'intensità con la quale gli stimoli nocicettivi prodotti in periferia possono arrivare al talamo, alla corteccia frontale, evocando poi la sensazione di sgradevolezza del dolore, e alle altre aree emozionali per evocare poi la componente di sofferenza emozionale del dolore stesso.